Ciao e benvenuto in questo video tutorial dove voglio mostrarti come realizzare la base di colore per il disegno manga. Come prima cosa dobbiamo raggruppare in una cartella tutte le line art del nostro disegno. Se invece hai realizzato la line art su un livello unico, questo procedimento non sarà necessario. A questo punto selezioniamo l'opzione Selection Source che ci verrà in aiuto per il passaggio successivo. Selezionando questa opzione, il nostro livello diventerà il punto di riferimento per le aree di riempimento. Come puoi notare, infatti, il livello è contrassegnato con il colore verde, il che ci conferma che l'impostazione si è attivata correttamente. Ora andiamo a selezionare lo strumento secchiello e nelle impostazioni sulla sinistra selezioniamo Selection Source, così da collegarlo al livello che abbiamo selezionato in precedenza. Scegliamo un colore di riempimento e cominciamo. Io inizierò dai capelli. Per utilizzare lo strumento sarà sufficiente cliccare una volta sull'area da colorare e continuare così fino a riempire tutte le aree che ci interessano. Io generalmente realizzo un livello appena sotto la line art e poi comincio la colorazione. Grazie all'impostazione precedentemente impostata, quindi Selection Source, il secchiello si limiterà a riempire solo l'area delimitata dalla line art, evitando di fuoriuscire e permettendoti di guadagnare così un sacco di tempo durante la colorazione. Una volta riempite tutte le aree, avviciniamoci con lo strumento Zoom e riempiamo le zone dove il secchiello non è riuscito ad arrivare. In genere questo accade vicino agli angoli o quando le linee sono troppo vicine fra loro. E procediamo fino a completare tutti i capelli. Ok, ecco fatto. Una volta terminati i capelli, io realizzo un nuovo livello e comincio facendo le altre aree. Quindi ne farò uno per la pelle, uno per i vestiti, uno per il cuscino e poi uno per il contorno. E procedo con lo stesso metodo che abbiamo visto prima. Andrò anche qui in velocità, così da non realizzare un video troppo lungo. Una volta terminata la colorazione del personaggio, è possibile modificare i colori base impostati in precedenza. Nel mio caso vorrei sistemare i capelli e il vestito. Ma andare a modificare ogni singola area e ripetere il procedimento di riempimento con il secchiello richiederebbe alcuni minuti. Per fare prima utilizzerò la funzione Preserve Opacity, che troviamo qui nella barra dei livelli. Il suo funzionamento è molto semplice. Selezionando questa opzione, sul livello selezionato non sarà possibile colorare aree che risultano trasparenti. In questo modo si agirà solo sulle aree che sono già state colorate in precedenza. Quindi, per esempio, io seleziono il livello dei capelli che ho rinominato, spunto Preserve Opacity e vado a cambiare il colore. Quindi, per esempio, impostiamo questo verde. Aumento la dimensione del pennello e comincio a colorare sui miei capelli, senza badare a contorni, linee e quant'altro. Vedete? Praticamente mi colora tutti i capelli senza andare fuori dalle aree, perché agisce soltanto sull'area che è stata precedentemente colorata. Provo a cambiare di nuovo. Questa funzione è comodissima, io la uso veramente molto spesso quando faccio la base di un personaggio perché inizialmente imposto un colore base a caso che contrasti bene con lo sfondo in modo da riuscire a distinguere bene quali sono le aree che non ho colorato perfettamente e riempire tutti gli spazi. Una volta fatto questo, imposto poi il colore finale utilizzando sempre la funzione Preserve Opacity. Adesso eseguirò la stessa operazione per gli elementi del personaggio che voglio modificare.
Ecco fatto, la base del personaggio è terminata. Io spero che questo video possa esserti utile per velocizzarti durante il processo di colorazione e ci vediamo al prossimo tutorial. Se il video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un like e seguimi sul canale per restare sempre aggiornato sui prossimi video che usciranno. Ciao ciao, alla prossima!